Procuratore Vaccaro, oggi tra i presenti a questo sesto anniversario dalla morte dei fratelli Luciani, vittime innocenti di mafia, tante le istituzioni ancora presenti qui per questo evento a 6 anni dalla strage di San Marco, l'attenzione istituzionale è ancora alta? Sì. Io sono stato presente tutti gli anni, anche perché è coinciso proprio il quadruplice omicidio con la mia arrivo a Foggia. E quindi fin dal primo anno, però pensavo di trovare più gente anche sul posto. Io avverto come una stasi, un po' di fiacchezza e di stanchezza dell'antimafia sociale. E io credo che non bisogna solo ricordare i fratelli Luciani, bisogna farne memoria, che è una cosa diversa, cioè capire innanzitutto che vittime di mafia siamo tutti, cioè se la mafia colpisce al di là della vittima singola è l'intera comunità, e io credo che la reazione sociale sia un po' stanca, cioè manifesti dei segni di stanchezza e di fiacchezza. Le istituzioni sono presenti, sia le istituzioni dello Stato che anche quelle locali, però è la comunità che io credo debba fare uno sforzo in più per reagire alla criminalità. Qualche consiglio? Che cosa si può fare? Che cosa può fare? Quali altre iniziative può proporre la società civile per tenere alta l'attenzione sul fenomeno mafioso? Innanzitutto avere consapevolezza che appunto la mafia non è qualcosa che riguarda altri, la mafia, o parliamo di organizzazioni criminali in generale, non è qualcosa che riguarda la vittima, ma riguarda sempre anche ognuno di noi. Questo è molto importante, avere questa consapevolezza, e poi contribuire a diffondere una cultura della legalità, del rispetto delle regole, ciascuno nel proprio piccolo, e credo che in questo modo si genera una cultura della legalità che poi è l'antidoto migliore, l'anticorpo sociale contro il virus della criminalità.